Amici di Juventus TV, buon pomeriggio e benvenuti allo stadio Porta Elisa di Lucca per Lucchese Juventus Next Gen. Entrano adesso in campo le due squadre per questi ottavi di finale di Coppa Italia. Fischia l'arbitro, inizia ora Juventus Next Gen Lucchese sul campo della Lucchese, questi ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Subito Lucchese che prova adesso da sinistra con Rizzo Pinna in rete contro la Vispesaro. Rizzo Pinna rientra, lascia il pallone a Gibril, il cross in mezzo, colpo di testa e subito scaglia impegnato da Sueva. Maressa, gran recupero, non c'è fallo sotto gli occhi dell'arbitro, lascia giocare, allora può sganciarsi Clemente Perotti, la sua corsa. Viaggiano al centro Cerri Anghele, Perotti va a cercare Cerri, si coordina col sinistro Anghele, manda alto, era in area piccola, grande azione in ripartenza della Juventus. Punizione battuta in fretta da Damiani, Juve che prova a venire avanti con tanti effettivi. Perotti, il suo estro, bella palla dentro per Anghele, la parata di Coletta, ancora Anghele pericoloso. Perotti, cross preciso, c'è un rimpallo, poi anche lì ancora il numero 36, il pallone diventa buono per Valdesi, Murato forse con un braccio, per l'arbitro non c'è nulla, protesta Andrea Valdesi. Rimessa laterale affidata a Jonas Rowi. Scambia con Anghele, rischia tanto Lorenzo Anghele che va in orizzontale, regala il pallone a Rizzo Pinna, sinistro contenuto, poi Romero calcia forte ma senza precisione, che rischio per Anghele, non ne approfitta Romero, altro errore questa volta di Maressa. Scatto di Romero in area, palleggio, Romero sinistro, palla sul fondo di pochissimo, grande chance per la Lucchese. Non è riuscito a sbloccarla Nicolò Romero, ancora Next Gen con pallone allargato da Stramaccioni. Rowi vuole partire, lo accontenta Valdesi, cross di Rowi, deviazione di Merletti, buon break della Juve adesso con Jonas Rowi, torna ad essere incisiva, controllo avventuroso in mezzo al campo per Damiani, recupera palla la Lucchese. Sueva fa saltare Stramaccioni, la mette col sinistro, recupera Damiani e c'è scaglia, attaccato, palla che rimane lì, salvataggio sulla linea, poi non è finita ancora Sueva, si è salvata la Juve con tanto affanno, alla fine Stramaccioni scivolata mette il punto, arbitro che con qualche secondo di anticipo manda le squadre all'intervallo, 0-0. Punteggio della prima frazione tra Lucchese e Juventus Next Gen. Batterizzo col destro, cross profondo messo fuori, poi arriva la conclusione di Sueva, c'è ancora Scaglia che nonostante una selva di gambe riesce ad arrivarci su questo Stivanello, e allora rinvia Tumbarello cercando lo scatto di Sueva, buona velocità del numero 11 che mette in mezzo Scaglia, se la cava tenendo anche l'equilibrio smanacciando sopra la propria porta, poi Sueva, la corsa di Yeboah va via di forza, Yeboah, gran parata di Scaglia che mette in calcio d'angolo, pallone che finisce sul fondo, ancora Scaglia decisivo per la Juve, arriva Tumbarello, la finta, altro cross, va a terra Yeboah, poi da fuori Gibril, Murato, non è finita, Rizzo Pinna tenta la rovesciata, Romero, applausi per lui, ma non c'entra la porta, sponda di Romero, Alagna, finta, arriva in zona tiro, ci può provare col sinistro, il palo, e poi palla sul fondo, che occasione per la Lucchese, si salva, la Next Gen in qualche modo c'è stata deviazione, sarà corner, Alagna, va da Sappione che allarga, Quirini mette il cross basso, pallone ancora buono per la squadra rossonera, Rizzo Pinna segna il gol del vantaggio per la Lucchese, minuto 85, ha sbloccata Andrea Rizzo Pinna, controllo e destro all'angolino, non ci arriva Scaglia.
Savona corre sulla corsia, mette il cross basso, anche lei l'aggancio in aria, anche lei va giù, calcio di rigore per la Juventus, minuto 89, agganciato in aria Lorenzo Anghelé da Merletti. Fischia l'arbitro, parte Palumbo, freddissimo a spiazzare Coletta, 1-1, Martin Palumbo, riesce in qualche modo la Juventus a raggiungere la parità, pochissimi minuti alla fine dei tempi regolamentari. Il tempo finisce qui, il secondo tempo di Lucchese Juventus Next Gen, 1-1, si andrà ai supplementari. Apre Magnaghi, andare a cercare Rizzo, attento Mulazzi, ma ancora una chance da Lucchese, Yeboah col destro, vola Scaglia, un'altra volta, un altro intervento super di Simone Scaglia. Mulazzi ne approfitta e gioca corto, Valdesi, palla tesa per aprire, nell'altro lato presidiato da Antendà, cross in mezzo, pallone che passa, può andare Mulazzi, stop così così, l'appoggio Valdesi, poi Anghelé! Ha sparato alto Lorenzo Anghelé, azione vibrante della Juventus, primo stop sbagliato da Mulazzi che comunque ha messo un pallone invitante per Anghelé, arrivato forse col corpo all'indietro, bravo a toccare corto Guerra, Mulazzi, attaccano in tanti quelli della Juve, Mulazzi dentro, pallone, Guerra! E il pallone è entrato, Simone Guerra, tutto buono, 104esimo, Juventus in vantaggio, ribalta la sfida, Simone Guerra, non perfetto il portiere della Lucchese, Guerra come un rapace, gira in porta, non perdona e adesso la squadra di Brambilla vede i quarti. Alagna vuole stringere, converge e lascia verso il centro Cangianiello, apre dall'altra parte Quirini, cross teso, colpo di testa, ha pareggiato la Lucchese con Magnaghi, riesce ad anticipare la difesa bianconera, guarda l'area Russo che batte ora col destro ad uscire, colpo di testa ad allontanare, la mette giù, guadagni sinistro, Scaglia non si fa sorprendere. Non è finita, altro pallone interno, posizione regolare per Yeboah, Scaglia, un'altra volta miracoloso, altro traversone, Juve che resiste, poi pallone ricacciato nell'area piccola con Magagni che lo tiene in campo, due volte Scaglia a dire di no, poi altro traversone, sempre Yeboah in zona, Russo, rientra persino Anghelé, prosegue anche il gioco, adesso chiama il pallone Magagni, dentro invece il suggerimento per Yeboah, poi Russo, 3-2 Lucchese, minuto 118, avanti la squadra rossonera, Russo ribalta ancora la sfida, ma proteste veementi per la Juve perché questa azione è nata da un fallo non fischiato su Mulazzi. C'è la barriera della Lucchese praticamente a un metro. Peretti l'ha persa, non sta più gestendo nulla. Palumbo, pallone interno. Coletta va ad arpionare questa palla. Game over allo stadio Porta Elisa, finisce qui. Passa la Lucchese che vince 3-2 alla fine di una partita drammatica.